Vi faccio un quizzone. Secondo voi qual è stata la Sport Utility più venduta al mondo fino alla fine del 2017? Vi do tre possibilità: Toyota RAV4, Honda CR-V o Volkswagen Tiguan? La risposta è lei, la Honda CR-V. Pensate che dal 97 ad oggi ne sono stati venduti ben 10 milioni di esemplari nel mondo, 65.000 solo in Italia. La sua carta vincente è sempre la stessa, tanto ma tanto spazio per passeggeri e bagagli. Ma oggi iniziamo a scoprirla dalla novità che c'è sotto al cofano. Just sit down, down. Show your face, you're the party girl. Show your face, you're the party girl. Oh, in attesa che arrivi il 2 litri hybrid previsto per i primi mesi del 2019, l'unico motore attualmente disponibile è il 1500 turbo benzina a 4 cilindri che ha debuttato sulla Civic. In abbinamento al cambio manuale ha 173 cavalli, con il CVT invece arriva a 193 e io oggi provo la versione con il cambio automatico. Di solito l'accoppiata motore di piccola cilindrata con trasmissione a variazione continua non è l'ideale, perché porta a viaggiare a regimi molto alti, a discapito di comfort e consumi. In questo caso invece è stato fatto davvero un ottimo lavoro. Il 1500 infatti gira sempre a regimi piuttosto contenuti, sostenuto da una buona coppia. Risultato? La marcia è fluida, elastica e brillante. Solo alle alte velocità il motore comincia a farsi sentire all'interno dell'abitacolo. Non va dimenticato però che questa è un'auto da 1680 kg, quindi l'agilità non è certo nella lista dei suoi pregi. Sull'asciutto la stabilità è buona, sul bagnato invece l'ESP interviene un po' troppo bruscamente, andando a compromettere la direzionalità. Anche lo sterzo non è perfetto. Manca un po' di prontezza e progressione e il feedback non è dei migliori. In compenso la CR-V ha fatto registrare dei risultati davvero positivi nei test effettuati dal nostro centro prove. Nelle prime fasi della partenza da ferma non è certo un fulmine, però questo 1500 tira fuori la sua brillantezza e fa sì che riesca ad arrivare a 100 km orari in soli 9 secondi. Anche la frenata è buona. Per fermarsi da 100 km orari su asfalto asciutto, infatti, le bastano poco più di 40 metri. Se invece il fondo è ad aderenza differenziata, le servono 111 metri. E i consumi? La media rilevata è di 12 km con un litro, però se si viaggia a velocità costante, 90 km orari, si può arrivare a superare addirittura i 17 km con un litro. Niente male se si considera il suo peso. Il posto guida è naturalmente in posizione rialzata, è comodo e i comandi elettrici con cui si regola sono di serie. In più c'è il supporto lombare e volendo si può attivare il riscaldamento del sedile e del volante. Davvero una comodità soprattutto in queste fredde giornate invernali. Anzi, sapete che vi dico? Io il riscaldamento volante lo attivo subito, tanto il pulsantino è qui. Effettivamente individuarlo non è semplicissimo perché i tasti sul volante come sulla Civic sono davvero tantissimi. Bisogna prenderci un po' la mano. Un po' come ci si deve abituare al fatto che per gestire i sistemi di assistenza alla guida i tasti sono un po' sul volante e un po' qui sotto. Va detto però che sono davvero utili e soprattutto sono tutti di serie. Si va dalla frenata automatica di emergenza alla segnalazione di superamento involontario di corsia, dal riconoscimento del veicolo nell'angolo cieco alla regolazione automatica della velocità. Giusto per farvi qualche esempio. Per quanto riguarda il sistema di infotainment, al centro della plancia c'è il solito touchscreen da 7 pollici. Si tratta di un'evoluzione dell'Honda Connect che avevamo già visto sulla quarta generazione della CR-V, solo che questa volta c'è anche l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. L'interfaccia non è delle più semplici e in più ora sono stati tolti tutti i comandi fisici, ci sono soltanto quelli touch, che non sono sempre di facile gestione, bisogna anche in questo caso farci un po' l'abitudine.
Il tunnel centrale si può addirittura organizzare in tre modi diversi: per avere gli oggetti subito a portata di mano oppure per avere un pozzetto più profondo. In più ci sono davvero tantissime prese a disposizione per la ricarica dei dispositivi mobili, sia qui davanti che anche dietro per i passeggeri. Insomma, anche i bambini potranno viaggiare tranquillamente guardandosi magari un cartone animato sul tablet sotto carica. Come detto all'inizio, lo spazio per i bagagli non manca. L'apertura del portellone è automatica e, come sulla quarta generazione, qui dentro ci possono stare 508 litri. La soglia è piuttosto bassa, facilita le operazioni di carico e la forma regolare del vano aiuta. Come vedete, io ci ho fatto stare senza problemi una valigia grande, una media e anche un passeggino. Se però vi serve ancora più spazio, potete tranquillamente abbattere gli schienali del divanetto posteriore e ottenere un bel piano livellato, e così potrete trasportare oggetti lunghi fino a 203 cm. Se invece preferite viaggiare con tanti amici, la soluzione è scegliere la CRV a 7 posti. Naturalmente è meglio che viaggiare in terza fila siano i più piccolini. Ma in seconda fila come si sta? Beh, direi che anche qui lo spazio non manca, anche per i più alti. In più, nonostante la presenza della trazione integrale, l'albero di trasmissione non è poi così ingombrante e il fondo è piatto. E questo consente anche a tre adulti di viaggiare qui dietro senza troppe difficoltà. Per finire parliamo di prezzi. Il modello in prova è dotato di trazione integrale ed è in allestimento executive, quindi ha un prezzo di listino di 43.200 euro. Lo so, possono sembrare tanti, ma dovete tenere in considerazione una cosa. Qui è praticamente tutto incluso, tranne la vernice metallizzata. Allora, che cosa ne pensate della quinta generazione della Honda CRV? Aspetto i vostri commenti.